Prima sconfitta casalinga per l'Amen Scuola Basket Arezzo, che cede sotto i colpi della corazzata umana Chiusi 84-79. Partita bella e emozionante che ha divertito il Palasport Estra. Peccato per l'esito finale, ma alcuni errori nei possessi decisivi hanno permesso ai senesi di ribaltare il punteggio. Partita subito equilibrata, Lombardo e Radunic tengono avanti la squadra ospite 5-9 al quinto. Poi con pazienza l'Amen recupera lo svantaggio chiudendo il primo quarto 20-19. Anche nella seconda frazione gara in equilibrio, entrambe le squadre devono fare i conti con qualche problema di falli che costringe gli allenatori a dover ruotare i propri giocatori. Dopo il 38-37 per Chiusi all'intervallo lungo, la SBA prova un timido allungo nel terzo quarto, 42-35 al 24esimo, ma le squadre si sfidano a suon di triple e anche al 30esimo il tabellone indica l'Umana avanti 63-62. Una gara senza padrone fino ai minuti finali, quando l'Amen tocca prima il più 5, poi si presenta negli ultimi due minuti sul 79-75. Purtroppo la squadra di coach Milli non riuscirà più a segnare, subendo le triple di Lombardo e i guizzi di Sabatino che ribaltano la partita e consegnano la vittoria a Chiusi 84-79. Alla fine, nonostante la sconfitta, l'Amen riceve gli applausi convinti del Palasport Estra, che ha apprezzato la voglia di lottare dei ragazzi di Milli. Domenica prossima trasferta in casa della capolista Virtus Siena. L'Amen dovrà continuare sulla strada intrapresa in questa gara per provare a togliersi delle soddisfazioni in questa nuova realtà della Serie C Gold. Commentare una sconfitta con una squadra fortissima, e se noi siamo stati eccezione fatta di qualche elemento che non ha reso a nostro avviso il top, però è stata una squadra che ha sentito veramente l'interesse a questo risultato, e che non è venuto per diverse circostanze, ma non per mancanza di attaccamento ai colori alla maglia. Purtroppo abbiamo perso, è una partita quasi vinta. Il rammarico per non aver portato a casa i due punti, ma sicuramente da un punto di vista personale del lavoro che si fa in palestra tutte le settimane, i ragazzi hanno giocato con grande cuore, con grande impegno, con grande volontà, hanno veramente lottato fino alla fine. Si può dire, ci si può imputare veramente poco. Certo, qualche piccola, bastava una palla in più, un tiro entrato in meno, una fischiata diversa, un qualunque episodio, ma non possiamo recriminare su un singolo episodio. Io guardo la prestazione della squadra, e la prestazione della squadra è stata molto positiva. Abbiamo tenuto testa a Chiusi, che è la squadra in assoluto favorita per salire, abbiamo lottato fino alla fine, l'abbiamo messo in difficoltà, l'avevamo vinta, no, l'avevamo vinta che è diverso, eravamo veramente a un pelo, però il basket è questo, il bello e il brutto del basket, fino alla fine bastano uno, due, tre errori, due disattenzioni e si perde, però si va avanti, prendiamo il positivo, sicuramente la prestazione generale della squadra che è stata positiva, ecco.